Allora, i complimenti principali li ha fatti Aldo Clementi perché al microfono ha detto: nel primo tempo ho visto una squadra meravigliosa, cioè l'Aquila, un possesso palla pulito, verticalizzazioni improvvise, tanta tecnica. Fortunatamente ci siamo fermati sullo 0-1. Ma a me mi fa piacere che ricevere i complimenti, ma li giro ai ragazzi perché si sono meritati questi. Questo forse magari oggi meritavamo qualcosina in più. Non solo il primo tempo abbiamo giocato bene, ho detto prima alla tua collega forse 10 minuti, ma forse ci eravamo fermati A protestare. più a protestare che a giocare. Quindi. Diciamo che ho detto siamo in credito un pochino con la fortuna, magari da domenica prossima ci dirà qualcosa a favore. Io ero in diretta e personalmente non ho visto il replay sull'azione incriminata, diciamo così, del minuto 8, quella del probabile eventuale contatto su Banegas. Dal campo che cosa ha visto Michele De Feudis, ma soprattutto che cosa ha detto il Pocio Banegas? No, ma avete visto tutti, cioè, non devo vedere, io magari sto a 50 metri, ma un giocatore a 5 metri dalla porta se casca, non lo so, però diciamo che noi non siamo stati bravi a riazzerare tutto subito là perché dopo 2 o 3 minuti abbiamo preso gol, quindi diciamo che se oggi abbiamo sbagliato una cosa forse l'abbiamo sbagliata là, il resto c'è da fare i complimenti a tutti i ragazzi, anzi fammi dedicare questo punto, anche se volevamo dedicare la vittoria, c'è stato un lutto in settimana, quindi cioè, tutti noi, penso sia io, la squadra, la società, dedichiamo questo risultato a Francesco Casella perché. Che è entrato sempre e comunque sul pezzo, sempre concentrato malgrado questa vicenda tristissima. Eri contento, Michele, domenica scorsa, non ti arrabbiare, ma secondo me più di un passo avanti. Quindi se eri contento domenica scorsa, stasera, malgrado il pari, torni a casa più felice. Lo possiamo dire? Sì, siamo contenti, cioè io vedo i miglioramenti in settimana, lo spirito di gruppo che c'è, quindi noi, il campionato è lungo, siamo alla 13ª, quindi sono contento, ma pure i ragazzi vedo che si applicano, c'è uno spirito di gruppo importante, quindi dispiace solo per loro perché alla fine oggi sinceramente meritavamo più di qualcosa, più del pareggio. Problemi per Manuel Giandonato o c'è qualcos'altro sotto? Te lo devo chiedere. Giandonato non è stato convocato perché magari per una scelta mia, perché magari settimana si era allenato poco. Quindi. Diciamo solo problema tecnico. No, problema. Scelta, Scelta, vabbè, scelta problema perché. per lui evidentemente non. Scelta dovuta alle condizioni perché ha fatto un solo allenamento. Quindi niente Però di. abile e arruolato per la prossima, evidentemente. Sì, secondo me sì, poi vediamo.